Mi ha fatto piacere, in occasione del 4 novembre, che si ricorda la fine della Prima Guerra Mondiale, dopo 99 anni, e si entra nel centenario del 4 novembre, che verrà ricordato il prossimo anno, avere i nipoti di Consigli Luigi e Antonio Minelli, che sono venuti appositamente da Taranto, insieme anche alla fondazione di Sandro Pertini e a tante altre persone, all'inaugurazione del frutteto di comunità che abbiamo intitolato a questo combattente della Prima Guerra Mondiale, a questo artigiano di Berceto, a questo consigliere comunale, a questo partigiano, a questo socialista di Berceto. Abbiamo strappato dall'inselvatichimento un pezzo di terra in una zona che diventa prestigiosa perché è tra la casa protetta Gino Cavazzini e la nuova caserma dei Carabinieri, quindi era giusto ripulire tutta quest'area del comune di Berceto, e l'abbiamo destinata a frutteto di comunità e spero che diversi bercetesi chiedano anche un appezzamento di terreno per fare un orto e quindi avere anche gli orti sociali. Sono esempi significativi anche per le nuove generazioni di far vedere che tante cose si possono produrre a chilometro zero e che è giusto dedicare un po' del proprio tempo per produrre dell'insalata e delle verdure biologiche per produrre della frutta biologica. Tra l'altro abbiamo cercato di piantare dei frutti antichi che un tempo erano molto presenti nel nostro territorio comunale e hanno permesso alla popolazione della montagna di avere meno una malattia veramente grave per quei tempi che era la pellagra. E quindi ha tutto un significato simbolico che mi fa piacere di avere portato come esempio per le nuove generazioni.